Ciao miei amici, come state? Tutto bene? Finalmente ci ritroviamo perché riparte la nuova stagione per quanto riguarda, va bene, il mio programma e radio, ma anche noi ci ritroveremo al martedì per raccontare e parlare di musica. Tra l'altro sono di nuovo andata a scartabellare perché dopo qualche mese, insomma dopo il mese estivo, non mi ricordavo più quali fossero i dischi che avevo in archivio, sono andata a scartabellare e ne ho trovato uno che mi ha rimandato a quello che è successo qualche giorno fa, perché ho partecipato a una festa di compleanno di una mia amica che ha compiuto, sì, 50 anni, ma li porta benissimo, è stragiovanissima, e ha fatto una festa a tema, quella legata agli anni 70, ma soprattutto legata un po' a quello che era gli anni, diciamo, del peace and love, ecco, e quindi ci siamo un po' adattati con i vari vestiti. E mi sono chiesta, ma io dovessi festeggiare una festa a tema, quando farò 50 anni, e non ci sono tanto distante, insomma, quale festa mi piacerebbe fare? Subito ho detto, magari la festa dedicata ai cartoni animati o comunque un po' a quella che è la Lucca Comics, e poi mi sono detto, no, però vuoi mettere una festa a tema anni 50 dove si ballava rock and roll e twist. E pensate un po', eh sì, ho trovato questo di Kim and the Cadillacs, dove appunto Rock and Rollers è il titolo dell'album e dove ci sono tutte le canzoni che abbiamo ballato in qualche modo. Una copertina anche particolare, no? Se vogliamo, con questa pin-up che alla fine rappresentava anche un po' gli anni 50. Ebbene, ma non è della festa a tema che vi voglio parlare, ma volevo darvi l'appuntamento per domani mattina per essere insieme e raccontare di musica, magari mi raccontate anche cosa avete fatto quest'estate. Vi aspetto, 9:30 puntuali, sempre qui. Ciao!